Siamo qui con l'avvocato Vitale davanti al Politecnico, sempre per la protesta contro gli accordi tra Frontex e il Politecnico. Avvocato Vitale, 4 milioni di euro per delle mappe, cosa ci può dire? Come può commentare? Sicuramente c'è un problema di, in realtà, di risorse che ha Frontex, perché evidentemente si può permettere di pagarle così tanto. C'è un problema di, lo diceva bene ieri il professor Lancione, neanche di libertà della ricerca, c'è un problema di partecipazione dell'istituzione pubblica universitaria, in questo caso il Politecnico, a fini esclusivamente privati o di parte, come in questo caso. Qui non si tratta di ricerca, ma di un normalissimo rapporto professionale che potrebbe fare uno studio professionale. È evidente che Frontex avrebbe bisogno, un po' per ripulirsi la coscienza, no? Per ripulirsi l'immagine, di un'istituzione pubblica che dia quel carattere neutrale alle sue azioni, che carattere neutrale ormai è chiarissimo che non ha. È evidente anche che un'istituzione pubblica prestigiosa anche come il Politecnico non può prestarsi a questo, come forse anche ad altre operazioni. Sicuramente su questa, che è finita sotto l'occhio dei media, sotto l'occhio dell'opinione pubblica, è non solo opportuno, ma credo doveroso un passo indietro che speriamo che non sia solamente di facciata, ma che sia sostanziale. Il contratto deve essere rescisso, Frontex potrà farsi le sue mappe in altro modo, non potrà vendere delle mappe di livello universitario, ma dovrà dire che queste mappe le ha pagate a uno studio privato o se le è fatte da sole. Dovrà dire che nella violazione dei diritti dei migranti che quotidianamente viene effettuata non c'è il concorso dell'istituzione pubblica universitaria italiana. Credo che questo sia un problema di dignità dell'istituzione pubblica universitaria. Grazie avvocato. Grazie a voi.